Questa è la voce inconfondibile di Mario Pio, personaggio tormentone inventato da Alberto Sordi, che 70 anni fa debuttava alla radio. Gli italiani facevano così la conoscenza con quello che diventerà un mostro sacro della commedia italiana. E Alberto Sordi, a quest'uomo, a questo attore tanto amato, che poi magari non conosciamo neanche a sufficienza, ci sono tante zone ancora d'ombra, per esempio la sua vita sentimentale, oggi la scopriremo. Beh, a lui è dedicata, lo avete capito, la puntata di oggi, e quindi presento subito i nostri ospiti, a partire da Silvana Giacobini. Silvana Giacobini, fondatrice e direttrice di Chi Viva, ma oggi è qui in veste di scrittrice, di autrice del libro Albertone, Alberto Sordi, una leggenda italiana, edito da Cairo. Ben arrivata. Grazie. E Italo Moscati, critico cinematografico, autore televisivo, conduttore e saggista. Ben arrivato, Italo. È uscito anche un libro su Vittorio De Sica, poi ci dirai come incrocia anche Alberto Sordi. E ben arrivata Rossana Di Lorenzo. Grazie. Rossana, in questo contesto ha bisogno di poca presentazione, chiedo alla giuria di mostrarci una fotografia. Guardate un po' la indimenticabile Erminia accanto ad Alberto Sordi. Allora Silvana, chi era Alberto Sordi come uomo prima che come attore? Come uomo un enigma per molti, anche se era così sorridente, così estroverso e simpatico quando appariva, vuoi in televisione, nelle sue ospitate famosissime con Raffaella Carrà, per esempio, ma poi anche nella vita quotidiana. Invece era molto attento alla sua privacy, come si dice oggi, e si sarebbe detto la sua privatezza, la sua vita vera, che era quella che lui considerava regina, con le sue sorelle, poi il suo fratello, e prima un amore straordinario verso i suoi genitori. Quindi tutto quello che noi vediamo del cinico, baro, a volte anche personaggio piuttosto antipatico, difficile da ingoiare, da sopportare, era invece un uomo che nella sua personale famiglia, le sue radici, era il re e il felice erede, mentre invece non si è mai costruito una sua vita vera. Ecco, poi ci torneremo. Ci hai dato già un'idea della famiglia, le due sorelle a cui era legatissimo e il fratello che resta un po' nell'ombra, Trasteverini. Sì. Nato, dici qualcosa di più di questa famiglia, la madre, il la padre, mamma era che un cosa insegnante... È un insegnante elementare, molto dignitosa la famiglia, il padre era un professore di bombardino al Teatro dell'Opera, quindi una famiglia piccolo borghese, di grande dignità, entrate modeste, però un'educazione ai veri valori, con un figlio piuttosto discolo ma simpatico, perché faceva le cose terribili e poi veniva sempre perdonato perché aveva un'innata simpatia. E, nello stesso tempo, per esempio, lui ricorda che si attaccava al tram che girava intorno a Trastevere e poi gli davano le bacchettate per farlo scendere e la maestra lo rimproverava ma poi lo perdonava, quindi aveva in sé questo carisma che poi abbiamo visto eccezionale attraverso alle mie spalle c'è il dentone, sì, il dentone che nessuno che di noi potrà mai anche dimenticare, solamente un Sordi avrebbe potuto interpretare, ed era una satira della televisione, però sì, non vorrei sì. parlare troppo, ma lì no, è stato meraviglioso perché mentre andavano avanti sempre i raccomandati e il merito mai, e questo forse leggermente anche oggi, non lo so, ma potrebbe darsi che non è detto, ma comunque lui che aveva la conoscenza di lingue, cinque lingue, compreso l'aramaico, aveva una dizione perfetta, è un'orrenda immagine perché aveva questi dentoni da cavallo, alla fine sbaraglia tutti e con estrema depressione i giurati sono costretti a mettere al telegiornale. Allora Italo, a questo punto possiamo dire che Alberto Sordi è stato la commedia italiana, cioè rappresenta uno snodo cruciale, un punto di non ritorno. Assolutamente sì, penso che sia stato convinto che fare l'attore, soprattutto il comico, sia possibile fare la parodia del mondo, cioè vivere in una società, che era la sua ovviamente, però anche vedendola dietro le quinte, vedendo cosa c'è nelle persone.
E in questo ha messo un'attenzione così forte che Indro Montanelli, quando poi si parlò alla fine della carriera di Sordi, gli domandò in un convegno: ma allora lei che cosa prova rispetto a tutti questi personaggi anche ributtanti? Ho voluto far conoscere l'Italia, ha detto scherzando, perché c'è della verità, perché anche nella critica sua, a volte sferzante, di vari personaggi, moralisti soprattutto, che non sopportava, si discendeva qualcosa che c'è in un film che viene poco citato, che si chiama Mamma mia che impressione, che è un film di Savarese, però che aveva anche la presenza della regia di Vittorio De Sica, ed erano i compagnucci della parrocchietta, cioè quelli che a un certo punto facevano le gare in parrocchia, si ritrovavano in parrocchia, e lui l'aveva raccontata questa cosa con un filo di parodia, ma molto sottile, per cui è saltato fuori l'Italia anche del immediato dopoguerra, che c'erano sì ancora i segnali della guerra, ma c'era anche una ripresa, una voglia di svegliare anche certe situazioni, istituzioni. Lui rappresenta bene Italo, quell'Italia lì, e come ci suggeriva Silvana, assomiglia ancora oggi a noi. Possiamo poi anche sottolineare quante dimensioni, lo chiedo poi ad entrambi, aveva questo attore, che poi era anche sceneggiatore, regista, perché è stato impareggiabile nei ruoli comici, ma anche in quelli drammatici, il borghese piccolo piccolo, non si può non anche solo... questo, scusami, volevo dirti un'altra cosa. Chiudiamo il cambio. Sì, scusami, no, volevo solo completare la cosa che dicevo prima. Infatti la parodia del mondo si fa anche con i ruoli drammatici, e anche i ruoli comici. Perché lui, appunto, Montanelli, cito sempre perché glielo disse in pubblico, in convegno, disse: personaggi ributtanti, è felice di averli fatti? Sì, ha detto, diceva con grande entusiasmo, perché così sono riuscito a raccontare quel mondo che non mi piaceva. Comunque l'aspetto drammatico della grande e geniale attorialità di Alberto Sordi si vede in pochi film rispetto all'enorme massa invece degli altri. Ne ha fatti quasi 200, Ma su questi emergono Una vita difficile, che è stata una straordinaria prova d'attore, è quello del un borghese piccolo. Un ruolo crudelissimo, difficile, addirittura un vendicatore, perché soffre dell'uccisione con una pallottola vagante del proprio figlio su cui lui aveva riversato insieme alla moglie Shelley Winters tutte le aspirazioni di una vita difficile, piccola. Un film meraviglioso, attuale, drammatico, coinvolgente, crudele, difficile da sopportare quasi. Posso domandarvi a tutti e due, perché io riflettevo, quasi 200 film, poi quel ruolo, no, con quell'immagine di lui con i maccheroni, un americano a Roma, di Steno, e però pochissimi, no, cioè non ha fatto film in America, l'America non lo ha conquistato, pure lui viaggiava. Allora, due cose, lui ha girato in America un film che era il fratello di di Anastasia, il mafioso proprio, e un personaggio autentico, veramente nato e cresciuto in Italia, che era un sacerdote che aveva questo fratello invece che uccideva ed era, faceva parte delle bande mafiose, e lui l'ha girato proprio a New York, e lì in questo mio libro, che è intitolato appunto Albertone, raccolgo le confidenze di Enrico Vanzina, che era piccolo e giovane, e se vuoi ti racconto anche un episodio personale di Enrico, che insieme a Mazzarella aveva pagato il conto di un salatissimo, di una permanenza con bevute, spettacolo eccetera, di Alberto, accompagnato da anche una signora, e Alberto gli aveva detto: paga tu che poi ti do io. E allora loro due fanno proprio fondo a tutto quello che avevano in tasca, era un pessimo il tempo, non avevano i soldi del taxi, e ritornano, questo povero Enrico Vanzina, a piedi in albergo, e gli indomani mattina fa i segni ad Alberto sul set, come per dire: adesso dai, e lui Dopo non si è mai palesato. Non sono mai ritornato. Era una fama quella che aveva lui. Era un po' tirato. Anzi, ci fu una cosa in televisione che Paolo Panelli interpretava, ed era proprio il modo con cui Alberto Sordi evitava sempre di dare la mancia al bar o ai camerieri o comunque sia nei ristoranti. Aveva un'altra sua caratteristica, che è quello di sapere individuare le persone bugiarde. Ah, subito, le individuava subito. Se dicevi una bugia, lui ti bugiardo.
Timo Bugiardo, che individuo era addirittura Federico Fellini. Addirittura. Era famoso per le bugie. Sai che Simone oggi si è preso il dito con tutta la mano? Non soltanto coinvolge gli spettatori, ma si è inventato anche un sondaggio, così? Beh sì, abbiamo un po', qui parlavamo e allora ha voluto coinvolgere anche i nostri amici del pubblico. Però prima di tutto coinvolgiamo quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Diteci qual è il vostro film preferito di Alberto Sordi, interagite con noi attraverso la nostra mail, siamo noi @tv2000.it, oppure su WhatsApp con un messaggio o un breve vocale 348 30 70 345, oppure attraverso i nostri social e il nostro numero verde 822 88 96. Io proverei a chiedere già alla signora Carla qual è il suo film preferito. Il Borghese piccolo piccolo. Appunto, ecco. E il signor Roberto, che è qui vicino. Ma io direi senza dubbio Tutti a casa. Tutti a casa. Insomma, il sondaggio è anche uno dei miei. Tutti a casa. Rossana. No, io da chiedo. Chiedi, chiedi. Facciamo un applausone, possiamo? Sì, sì, facciamo. Giusto, giusto, giusto. Giusto. Grazie. Ma è vero che era un po' tiratello con... No, guardi, onestamente le dico, io una volta l'ho visto pagare quando abbiamo finito la girata. Una volta. È bellissima, è molto bella, è quasi epica quella volta. Una volta sola. Quando abbiamo finito di girare le coppie, stavamo in Sardegna, quando siamo saliti sulla nave per tornare. Lui era stato a cena dagli amici, e c'erano i nobili allora. E era un po' brilletto, ha pagato tutti da bere. Posso dire quella una battutaccia? Sì. Ma perché i nobili non cacciano mai fuori una lira? Era una gara, diciamo. Era una gara. Stavano tutti. È risultato perdente. È risultato perdente, insomma. Senta, Rossana, ci dicevano, no, un po' attirato, poi Italo aggiungeva capace di individuare il bugiardo, la bugia la scovava immediatamente... Tre caratteristiche che l'hanno colpita subito, appena l'ha conosciuto e che ancora oggi ricorda. Allora, appena l'ho conosciuto mi sono sentita un po' emozionata, ci avevo già parlato per telefono. Però con me è stato di una carineria incredibile, non me l'aspettavo, però era il primo film. E ho detto chissà poi, lavorando, ma non è cambiato niente. Quindi morbido, con me è stato accogliente. Molto gentile, sì. Mi ha fatto degli elogi che io ero una principiante, non avevo mai fatto cinema, lui mi ha fatto delle cose che mi hanno fatto tanto piacere, dicendomi se continui a fare cinema a fine film, sarai una grossa attrice da vecchia. Era molto protettivo, vero? Molto protettivo. Ma io non ci sono arrivata perché da vecchia non ho fatto più niente. Però si vedeva dalle scene che avete fatto insieme che era molto protettivo, anzi aveva come una specie di sì, rispetto. Sì, veramente, di con distanza. Me è stato molto carino. Dico molto, ma poi era l'emblema assoluto di quello che lui pensava fosse la moglie, che perché. Era un po' fagottona, ma secondo sì, lui, diciamo, e quindi era anche tenera e nello stesso tempo aveva bisogno tra di... Tra poco ci torniamo e raccontiamo com'è nata questa avventura. Ma... 50 anni fa arrivava nelle sale cinematografiche "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa" di Ettore Scola con Sordi e Nino Manfredi. La nostra Marta Manzo è andata a chiedere un ricordo di quel film e di quella amicizia, pensate un po', a Erminia Manfredi. Alberto Sordi era un grande, la sua grandezza l'ha espressa nel suo lavoro, nei caratteri che ha fatto. Fino diceva che Alberto aveva molte più qualità di quello che lui pensasse di avere, che non li conosceva a fondo. Pensa a te che stima che aveva Nino di Alberto. Avrebbe voluto che facesse ancora di più, che fosse ancora più bravo. C'aveva un'altissima considerazione, ma anche Alberto. E io non l'ho mai sentito mai avere una discussione, no. Perché se c'era la discussione nel senso di costruire quello sì.
quando abbiamo fatto riuscire nei nostri eroi che ci siamo ritrovati in Angola, sperduti dell'Angola, io dividevo con Sordi e Blié anche il bagno. Sordi, che era un maniaco della pulizia, che insomma io e lui era una bella gara, aveva capito che una volta che io avevo, al ritorno dal set, avevo smacchiato Nino, che lasciavo il bagno perfetto, quindi entrava subito lui per paura che entrasse Blié. Per Alberto è stata, come devo dire, dice, ma che che meraviglia, la persona che avrei voluto conoscere nella vita, perché era uno preciso, perfetto, a dire attento a Sordi, mi pare. In quel posto avevamo creato un muro a secco, una tenda sopra, i fornelli con il gas, e ogni 2 o 3 giorni arrivava un aereo con il paracadute, ci buttava l'olio sasso, gli spaghetti, il riso. Di Alberto mi faceva sempre lo stesso sketch tutte le sere, il primo ad essere servito in assoluto era lui. Lui si strafava e diceva, dire, oddio, stasera si mangia e domani boh, c'ha ragione, perché domani boh, veramente, per dove stavamo. E quindi, Ermi, anche stasera ti sei scordata di me, e io stavo al gioco. No, mi devi scusare, però sento, vedi, una confusione. Allora tu domani sera mettiti davanti, così ti vedo. Un capitolo importante è quello del rapporto del nostro Albertone con le donne. In una leggendaria, in una memorabile intervista a Enzo Biagi, lui disse: devo tutto alle donne, a mia madre, alle mie sorelle, a tutte quelle che ho incontrato e amato. So che ha corteggiato anche te, Silvana. Beh, la primissima volta che ci siamo visti in un contesto più casalingo, perché eravamo ospiti insieme a Monica Vitti, altri giornalisti, io non ero ancora giornalista, della Villa di Monini, lui si fece avanti in maniera abbastanza molestante, se così si può dire, di notte bussando: Silvana, io ho fatto finta di niente, mi sono rannicchiata dentro dove stavo, e poi l'indomani mattina alla colazione pensavo che lui non mi rivolgesse neanche la parola offesa, no, perlomeno di questo mio atteggiamento. Invece lui, un galantuomo, un gentiluomo, mi ha spostato la sedia, è stato gentilissimo, e poi si è rifatto vivo nel tempo grazie anche a Guido Alberti. E qui è l'ultima volta che ci siamo visti nel contesto del concorso di Miss Italia, in cui lui era presidente di giuria, io giurata, e questo è il grandissimo anche pittore Geleng, che era presente sia nella vita di Fellini che di Alberto, e anche a me ha fatto un ritratto, quindi è come un collante. Se mi permetti, posso raccontare una storia che mi ha fatto ricordare Erminia Manfredi, che è veramente, fra l'altro, una donna di una grandissima bellezza oggi, pensate quello che poteva essere al tempo del primo innamoramento di Nino Manfredi. E allora lui aveva la fissa degli spaghetti, ovviamente, quando andavano all'estero non si ne mangiavano, e una volta nel festival di Mosca c'era Sofia Loren, che invece si portava presso e il parmigiano e la pummalora e gli spaghetti, e poi li cucinava, perché anche lei aveva bisogno di questo. E invitò quindi con grande simpatia Alberto e altri personaggi che erano presenti in questo festival, dicendo: vi cucino io la pasta. Lui andò tutto felice nella suite moscovita di Sofia Loren, però che cosa successe? Che intravide, poi ben aperto, dal bagno, quello che aveva fatto Sofia, poverina, che si arrangiava, aveva messo il fornelletto elettrico, chissà che cos'era, sul water, ovviamente chiuso, eccetera, eccetera, ci aveva messo sopra la pentola, e lui, che era così schifiltoso, non ha aperto bocca per mangiare spaghetti stupendi, ma che secondo lui non erano sistemati nel posto migliore giusto. Dei modi, ecco, diciamo. Giustamente, mi vorrebbe d'aggiungere. Tornando alle donne della sua vita, no? Quando mi chiedeva perché non si fosse sposato, amava dire sempre: ma mica mi metto un'estranea a casa.
Ti piace così? Sì, tutti torti. E quindi, tutto sommato, le donne della sua vita sono state le sorelle. Sì. Sorelle con cui ha vissuto nella bellissima casa che oggi è diventata un vero e proprio museo. Sì. La nostra Antonella Ferrara, ed è un servizio da non perdere, l'ha visitata assieme a Luca Verdone, fratello di Carlo e amico di Alberto Sordi. Vediamo. Sì. Alberto aveva questa bonarietà, questa gentilezza d'animo e questa sensibilità umana, profondamente umana. Ricordo Alberto che veniva la sera a casa nostra, alla casa sopra i portici, perché mamma lo invitava ad assaggiare le fettuccine al ragù che gli faceva appositamente. Sempre bonario, sempre allegro. Amava molto ritirarsi nel suo alveo, nel suo nido. Questa casa era il suo nido protettivo, no? Con sua sorella, con le sue sorelle. Alberto riassume tutta una grande cultura interpretativa e teatrale, non solo cinematografica romana, e in queste pareti, tra questi oggetti, si viene rivissuta, viene rielaborata, non è stato cambiato nulla, non è stato spostato addirittura nulla, c'è ancora la sua poltrona dove leggeva i copioni, le sue pantofole, i suoi vestiti. Ci troviamo adesso nella barberia, che è molto vicina allo studio di Alberto. Qui, in questa sedia, Alberto si truccava ed era già pronto, diciamo, con un fondotinta di cerone per andare sui set. Io non ho assistito al momento in cui Alberto si truccava, ma so che proprio amasse essere trattato d'attore già dai primi momenti, dai primi attimi in cui si svegliava la mattina. Luna tu. Nella barberia di Alberto ci sono delle fotografie di Giovanni Paolo II. Perché? Perché Alberto era molto religioso, talmente religioso che ogni mattina quando usciva di casa andava a salutare una piccola edicola sacra che c'è nel giardino della Madonna e alla quale mandava dei bacetti e rivolgeva delle preghiere. Grazie a te, a te. E ora vi farò vedere quello che è stato il teatro di Alberto Sordi. Questa era la zona dove Alberto qualche volta si allenava, come vedi alla palla, al sacco. Qui sono passati Federico Fellini, Giulietta Masina, Dino De Laurentiis, Silvana Mangano, Monica Vitti. Alberto Sordi rappresenta tutta la nostra storia, è l'emblema di quelle che sono le migliori qualità attoriali e interpretative che un attore italiano può esprimere nel mondo. Una grande maschera, un grande attore che riesce a interpretare tutti i pregi e i difetti degli italiani riportandoli sulla sua persona, sul suo viso, sui suoi lineamenti. La medaglia d'oro. E noi invece mandiamo tutti in coro. Sincerità, onestà, senso del comico, senso dell'ironia, senza prendersi mai troppo sul serio. Questo mi ha insegnato Alberto. Niente, a me mi piace andare controcorrente. Che bel viaggio che abbiamo fatto, eh? Italo, si può dire che quella casa racconti un'epoca che purtroppo non c'è più? Ma certamente, la persona era appunto un piccolo borghese che poi è diventato un ricco borghese grazie al cinema e lui però è rimasto fedele a tutti i segni di un appartamento con le stanze arredate in un certo modo, ma anche nella sua vita in genere fuori di casa era così. Era una persona degli anni in cui lui ha vissuto. E c'è una cosa che voglio notare però rispetto alle cose che abbiamo sentito. Lui è un attore che è piaciuto soprattutto agli italiani.
nel senso che è stato fatto qualche tentativo per farlo conoscere anche all'estero. Questo spiega perché poi in America in realtà poi invece è un po' inceppato. Perché? Perché lui è profondamente calato in una dimensione, come Totò. Sono sempre stati dei personaggi che hanno riguardato un cinema che parlava del nostro paese. Adesso che non ci sono più, ci mancano profondamente. Che bella foto, eh? Perché erano, ecco, i due per esempio, questi due qui, hanno rappresentato la cultura di mezzo secolo e oltre nel Novecento. Quindi, però noi possiamo vedere in loro, noi, la nostra società, in altri paesi, questo loro talento, questa loro capacità non penetra. Emergerebbe. Eppure per i cineasti era molto apprezzato, perché a Los Angeles, a Lucla per esempio, gli studenti facevano la fila per vedere i film di Sordi, amatissimo da Dustin Hoffman. Quindi per ne coglievano lo spessore. E in Francia i Cahiers du Cinéma ne hanno parlato con estremo attenzione e ammirazione. A un desiderio che avevano anche i produttori di farlo diventare con Totò un attore anche internazionale, ma invece no, è stato appunto, come diceva lei, un oggetto di studio, ma non un oggetto di spettacolo e di successo. Prima abbiamo parlato di Nino Manfredi, ci sono degli attori bravi come Sordi, come Manfredi, le cui capacità, i cui talenti si esaltano maggiormente a contatto con altri grandi. Quali sono questi grandi attori che metteresti su quello stesso piano? Nino Manfredi sicuramente, che hanno poi incrociato professionalmente anche la vita. Quelli che a Sordi non piacevano molto, proprio perché li sentiva veri rivali e possibili usurpatori dei propri ruoli. Ed erano i Colondelli, cioè Tognazzi, Gassman, Manfredi, grandi attori. Con cui ha diviso la scena, i memorabili film. Ma poi pensa come tutto, se mi permettete, ho fatto una riflessione, quasi però filosofica. Cioè, Luca Manfredi, figlio di Erminia e di Nino, girerà un film sulla vita di Sordi il prossimo anno con Edoardo Pesce, che forse a molti non rievoca immediatamente il volto, però ha interpretato Dogman, per esempio, nelle parti di un pessimo individuo e bravissimo come attore, e fisicamente con la voce ricorda Sordi. Quindi abbiamo un Manfredi, un Sordi, un Gassman, che adesso il figlio di Gassman è attore molto amato anche in televisione, oltre che nel cinema. E questi figli, Tognazzi, adesso di nuovo, nipote, Ricky diciamo. Tognazzi, regista, e poi ancora il fratello di nuovo. Penso quindi che esistono ancora queste dinastie che portano avanti il DNA di questi non saranno mai i risultati però che abbiamo visto. Per esempio, mi viene in mente di quello che dicevi adesso, citando Gassman, La grande guerra. I due personaggi, Gassman e Sordi, una cosa eccezionale. Soprattutto chissà quanti grandi attori e quanti grandi registi ha conosciuto la nostra Rossana, no? Abbastanza. Ci puoi dire come è iniziato tutto? Con la telefonata. Semplice. Sordi mi ha cercava un personaggio. Ma come ti aveva conosciuto? Perché qui c'entra Maurizio Arena. No, non c'entra niente. Maurizio Arena non in quel periodo ha rovinato tutto. A vedere le Olimpiadi del 70. Però non diciamo, se Sordi come l'ha conosciuta? Del 60. Abbiamo vinto. Comunque, vogliamo dire chi è Arena? Diciamo io che il fratello di Rossana, Maurizio mi ha, Arena, mi ha sgonfiato il giochetto. Mi ha sgonfiato il giochetto. Io lì volevo arrivare. L'avevamo pensato per due settimane. Veramente, com'è che ha deciso che doveva essere lei la sua muta? Intanto, insomma, Maurizio Arena. Perché lui stava girando quel film sul pallone che non mi ricordo mai il titolo. Sordi, io parlo di Sordi, no? Il presidente del Borgo Rosso. Non so il titolo, però cercava lui un personaggio di quel posto. Però voleva che parlasse romano. Ma era impossibile. C'era un suo amico che era un uomo di fiducia di Sordi, capitava vicino a me. Stavamo parlando, gli ha detto: guarda, c'è la sorella di Maurizio che potrebbe essere buona. Quindi per Maurizio c'entra, c'è la sorella di Maurizio. Sì, però mio fratello proprio non ci pensava, non ci pensavo io assolutamente. E quindi mi ha fatto sta telefonata. Io pensavo che scherzasse, siccome io sono tipo così, io ancora gioco più di 80 anni, ancora gioco. Che carina, che è bella. E quindi
mi telefona. Dove si firmasse per arrivare così oltre? Dove si firma per arrivare così oltre 80 anni? Cioè da qualche per parte? Per diventare no, come non te. Dica, no. Non direi bugie che va all'inferno, No, ma io non dico mai bugie. Intanto anche perché sordi mi avete smascherato subito, non dico bugie. Ma non... Comunque. Poi vedete le fotografie che ero. Era una bella ragazza, ma niente di più. Adesso non so, manco una bella vecchia, guardi. Ma non è vero, ma non dica così. Ma insomma, ma lei è andata, Rossana, è andata con un po' di batticuore. Si è presentata come sul set? No, ma io credevo che fosse uno scherzo. Allora, quando questo mi dice, ti cerca sordi, io dico, come mai sta telefonata? Ma dice, ti cerca sordi. Io mi sono fatta andare in stato e ho detto, ma sei proprio matto allora? Dice, no, ma non sto a scherzare, Rossana, ti cerca davvero sordi. E che vuoi da me sordi, io ho detto. Dice, ti vuole come un film che deve fare in Sardegna e vorrebbe che tu facessi un provino. Io sono rimasta un po' così, pensavo a uno scherzo, gli ho detto di assordi, se mi chiama domani alle 2 rispondo io al telefono, perché pensavo a uno scherzo. E invece? E invece era sordi. Hai chiamato. Però quando lui mi ha chiamato, l'ha fatto la sua solida risata, io ho capito subito che non era uno scherzo. Allora mi ha detto, Rossana, come stai? Dico, io sto bene, ma so che mi cerca, ma in che posso essere utile? Dice, vuoi fare mia moglie? Io sono stata un po' zitta, però ho detto, se ci riesco, io non ci ho mai pensato al cinema. Stupendo. Senti, Italo, così abbiamo gli esordi di Rossana. A proposito di esordi, la voce formidabile, quel timbro inconfondibile del nostro Sordi, lo ha portato ad essere un doppiatore. Ma che doppiatore? Certo. Lui si aggiudicò un doppiaggio importante, quello di... Di Olio, Oliver Hardy. Sì, sì, ma devo dire che, ecco, una cosa per esempio che ci porta anche a un discorso, non dico più serio, perché anche le questioni di costume sono interessanti e importanti, ma il talento di Sordi è stato anche dal lavoro che ha fatto. Ma ci dici perché? Come l'hanno scelto per fare Olio? Lui allora, era giovanissimo. Ti spiego subito come ha fatto. Una mattina me l'ha raccontato lui. Perché io poi ho fatto per la televisione un film su di lui e sulla sua vita. A un certo punto racconta che si è svegliato e aveva 12-13 anni, ed è andato per fare colazione in cucina. E poi dice, mamma, cosa c'è da mangiare? E la madre dice, ma che ti è successo? Hai cambiato voce. Cioè aveva una voce che non era più quella del giorno prima. E l'hanno mandato. Da un giorno all'altro. Cioè, lui aveva la voce di soprano quando era l'hanno bambino. Mandato è diventato a fare di basso e baritono poi. Sì. Infatti avrebbero voluto i genitori fargli fare la carriera. Quindi, Olio, come sono arrivati così? Beh, quello per esempio i provini, che a un certo punto lui è entrato nel cinema attraverso anche la radio, perché faceva contemporaneamente la radio e il doppiaggio. Allora la voce poi è diventata un volto. Mamma mia che impressione, è di quegli anni lì. Lui si vergognava perché si faceva firmare Odisor, non Sordi, che è un anagramma di Sordi. Del resto è singolare che lui abbia doppiato Marcello Mastroianni. Mentre sì, è vero. Poi ne parleremo forse, Andreina Pagnani, la sua donna compagna, grandissimo amore, niente meno aveva doppiato Gina Lollobrigida. Quindi pensate come a volte ma gli esordi allora, attori come importanti come Gina e come è un doppiatore nonché romano. Abbiamo chiesto di ricordare la figura di Alberto Sordi. La nostra Marta Manzo ha intervistato Pino Insegno. Quello che è stato più vicino ad Alberto Sordi è il doppiatore, visto che lo faccio da 40 anni e lui ha cominciato così, insospettabilmente così, perché è stato doppiato sia da altri attori famosi e lui ha doppiato altri colleghi italiani famosi. C'è stato un gioco incredibile intorno a tutto questo, poi la voce storica di Olio, di Stanley Olio, eccetera. E ogni tanto in qualche western, in qualche parte, si sente questa voce particolare con questa R leggermente arrotata un po', perché lui ha una voce timbrata da morire, un basso naturale pazzesco, una bellissima voce, però ogni tanto un po' sporca come dizione. Se devo fare da qualche parte bisogna trovare un errore di Alberto Sordi. Però è divertente riconoscerlo in certi film in bianco e nero, proprio non riesce a scollarlo la faccia di Alberto Sordi da quella voce. Su Olio sì, da altre parti invece se ci fate caso, boom, ti appare subito la sua faccia. A Roma
è dentro di lui, Roma, la nazione intera è dentro Alberto Sordi, non è un caso che è stato apprezzato dall'estremo nord all'estremo sud nella stessa maniera, perché raccontava i tic, i difetti degli italiani senza grosse caratterizzazioni, ma con la grande intenzione nella voce. Quella è la cosa bella di una voce, non è la bella voce. La bella voce può anche stancare, sono le belle intenzioni, le intenzioni giuste che una persona utilizza per raccontare un personaggio o per raccontare una storia. Ecco, lui riusciva ad essere vittima e carnefice, riusciva ad essere un derelitto e un capo d'azienda, un uomo qualsiasi, è un uomo importante, comunque era l'immagine dell'italiano, si dice sempre dell'italiano medio, storia di un italiano, ci ha raccontato Giancarlo Governi. Bene, lui rappresenta veramente lo spaccato dell'Italia, di chi siamo. Adesso vado in scena e però fatemi salutare chi insomma rappresenta anche un po' della mia vita. Ciao Zietta, comportati bene, parla italiano come ti ho insegnato io. Mi raccomando. Lo sento poi. Scusa Gabriele, ma perché hai terminato così? Ciao Zietta, allora, prima abbiamo nominato, qui si parla di DNA della famiglia, abbiamo nominato Maurizio Arena, sua sorella è qui. Sua sorella, Rossana Di Lorenzo, è la zia di Pino Insegno. Che no. Famiglia! Adesso vi dico che non so solo la zia, sono stata sempre la zia, ma quando è morta la madre, che era mia cugina, lui mi ha detto il giorno dei funerali, zia, da sto momento in poi non sei più mia zia. Io ho guardato e dico, è impazzito questo. Mi dice così. Allora ha detto, ma hai degradato? Dice, no, t'ho quantificato. E che vuol dire? Che da oggi in poi sei mia madre. Che ed bello. È così. Bello. Ed è così. Da quella bello. Telefonata, di Sordi, quanti film abbiamo girato? Non lo so con esattezza, ma più di 40. Più di 40? Posso chiederti che cosa ti manca oggi più di lui? Cosa ti manca di Sordi? Alberto Sordi, sì. Il tuo sorriso. Quello mi manca tanto perché io era un'esplosione di gioia quando viveva. Vero? Vero, è vero. Mi è sempre piaciuto molto e pensare che non ride più mi dispiace. Bellissimo. Io la stessa domanda la voglio rivolgere nell'ordine, siamo proprio in chiusura, a Italo Moscati ma anche alla nostra Silvana. Che cosa vi manca di più di Alberto Sordi? Tu prima ci hai fatto capire che non vedi eredi, ce l'hai detto in qualche modo. Ma io volevo dire anche una cosa. Questo personaggio Sordi è stato anche sulle scatole a molti personaggi del cinema italiano. Mm. Uno di questi è Nanni Moretti, che in uno dei suoi film ha detto gli italiani si meritano Sordi, come per dire si meritano una persona che non se lo merita. Ed è stata una polemica che è durata a lungo, perché in effetti, secondo me, Nanni Moretti aveva torto, perché se c'è un personaggio che rappresenta intelligentemente... chissà quante volte gliel'hai detto, quindi... E quindi penso che comunque sia la sua grande caratteristica è di rappresentare, nel maniere più diverse, un popolo che piace a tutti i livelli. Questo è un nostro Sordi. Rappresentante senza discussione. Ma ci sono eredi di Alberto Sordi? Allora, io pensavo che uno fosse Carlo Verdone e Verdone mi ha detto che mi ha presentato il libro proprio insieme a Vanzina, ha detto no, io non sono assolutamente un erede di Sordi, anche se ho fatto il figlio e bene anche come personaggio in un suo film. In viaggio con papà. In viaggio con papà. Perché Sordi era un grande cineasta, quindi attore, comico, sceneggiatore, drammatico, regista soggettista insieme a Sonego, quindi a tutto tondo, con una visione al di là del quotidiano che l'ha reso grandissimo nel mondo del cinema e forse unico. Praticamente inimitabile. Una parola, come ha detto la nostra Rossana, mi manca il sorriso. A te che cosa manca? Vi frequentavate parecchio? Beh, parecchio come giornalista. Vi incontravate a tutte le manifestazioni importanti. La verve, la simpatia, c'è una foto nel retro della copertina che forse la racconta lunga, perché lui chissà che mi stava dicendo, io non me lo ricordo nemmeno, e fra l'imbarazzo e il divertimento io evidentemente mi sottraevo alle sue battute, ed è straordinario, lo vedi? Sì, bello. Grazie Silvana Giacobini, grazie alla nostra Rossana Di Lorenzo. Grazie a tutti, grazie. Noi torniamo puntuali domani alle 15:20.
Parleremo di quanti davvero in Italia faticano a portare un pasto a tavola, e poi allargheremo lo sguardo, perché nel mondo ancora si continua a morire di fame. A domani, 15:20, qui siamo noi. Non mancate.